Nella resistenza italiana non ci sono solo italiani e italiane, ma anche stranieri. All'incirca un partigiano su 10, secondo le stime che vanno naturalmente aggiornate, non era nativo della penisola italiana. Tra questi stranieri, almeno 50 nazionalità, ci sono circa 2.000 o 3.000 almeno tedeschi e austriaci, dunque disertori delle forze armate tedesche che vengono dal Terzo Reich e che decidono di tenere le armi dopo aver disertato e di unirsi ai partigiani locali. Questo non accade solo in Italia, accade in tutta Europa, e per cui si va a comporre una sorta di piccolo esercito dislocato in tutto il continente che dice no al nazismo, che dice no a quella cultura di sopraffazione e disprezzo e che dimostra che è esistita una resistenza armata tedesca. Non bisogna dimenticare che ci sono stati anche 1 milione di tedeschi che sono finiti nei lager del Terzo Reich. Questo credo che sia un messaggio potentissimo, perché ci dimostra come in ogni situazione, anche nell'angolo più buio della storia e del mondo, si possa sempre scegliere la parte giusta con la quale combattere.